E adesso continuiamo con la presentazione di un'altra ricerca che affronta gli effetti di un'altra politica d'attualità molto controversa, e cioè l'aumento dell'età pensionabile sulla politica assunzionale delle imprese, che è stata svolta da Matteo Paradiso e Giulia Bovini. Prego. Grazie Massimo. Prima di cominciare, anch'io vorrei cogliere l'occasione di ringraziare brevemente sia tutti i responsabili che tutti i partecipanti al programma Visit Teams perché è veramente stata un'opportunità preziosa. Dunque. Nel nostro lavoro di ricerca, io e Matteo affrontiamo la seguente domanda: se le riforme pensionistiche hanno nel breve periodo un effetto sul mercato del lavoro mediato dalle scelte di impresa? La motivazione è molto semplice. A causa dell'incremento dell'aspettativa di vita, negli anni recenti di fatto tutti i paesi dell'OECD hanno implementato riforme pensionistiche volte ad allungare la vita lavorativa residua. Naturalmente le specificità delle misure intraprese cambiano da paese a paese, ma sappiamo dai report OECD che una caratteristica ricorrente consiste nell'inasprire i requisiti sia anagrafici che contributivi per accedere ai trattamenti pensionistici. In Italia l'esempio più recente di riforma strutturale del sistema pensionistico è la riforma Fornero che costituirà il contesto per la nostra analisi. Questo tipo di riforme hanno benefici ingenti di lungo periodo, da un lato perché tipicamente migliorano la solidità del sistema previdenziale e perché spesso garantiscono anche un maggior grado di equità intergenerazionale. Ciò che cerchiamo di capire nel nostro paper è se nel breve periodo esistono dei costi legati a meccanismi di aggiustamento dal lato della domanda delle imprese. L'idea centrale del nostro paper è che nella misura in cui queste riforme riducono gli incentivi a ritirarsi alla data prevista sotto le vecchie regole per i lavoratori pensionandi, cioè per quei lavoratori che sotto le vecchie regole si sarebbero pensionati a breve, allora nel breve periodo determinano un aumento del tasso di trattenimento di questi lavoratori all'interno dell'impresa. E nel seguito della nostra analisi, per brevità, chiameremo questi lavoratori, quindi questi lavoratori pensionandi sotto le vecchie regole, come lavoratori colpiti. Nel paper mostriamo che la misura in cui le imprese reagiscono a questo incremento del tasso di trattenimento dipende dal grado di sostituzione tra questi lavoratori colpiti e le coorti più giovani di colleghi. E i nostri risultati evidenziano l'esistenza di questi effetti di sostituzione, poiché osserviamo che le imprese aggiustano le proprie scelte in termini di assunzioni, di licenziamenti e di rinnovi dei contratti a tempo determinato dei colleghi più giovani. Tuttavia, la nostra analisi mostra anche che questi costi sono relativamente modesti se li paragoniamo ai benefici che la riforma ha portato e inoltre sono particolarmente concentrati su alcuni tipi di imprese e su alcuni tipi di lavoratori. E nel finale mostriamo anche che gli ammortizzatori sociali, quindi ad esempio il sussidio di disoccupazione, sono efficaci nel mitigare una componente significativa del costo in termini di perdita reddituale che alcuni lavoratori subiscono. Quindi, nel seguito della presentazione descriverò brevemente il contesto che utilizziamo, descriverò brevemente i dati, soprattutto nella parte in cui sono peculiari per il nostro progetto. Farò un breve cenno sulla parte metodologica, ovvero su come misuriamo lo shock che un'impresa subisce a causa della riforma Fornero, e poi farò vedere i risultati principali. Quindi la riforma delle pensioni che studiamo è la riforma Fornero. Come la platea italiana sa bene, è stata approvata nel dicembre 2011, il 6 dicembre 2011, da un governo che era stato nominato 3 settimane prima, in un momento di profonda crisi dell'Italia, al picco della crisi sul debito sovrano. Ed infatti era proprio parte del decreto Salva Italia. Questo è importante per noi perché, dato il breve periodo che intercorre tra la scrittura, l'approvazione e l'implementazione di questa riforma, è molto difficile presumere che le aziende avessero potuto anticipare i contenuti esatti delle nuove disposizioni di legge. Una seconda caratteristica molto utile per la nostra analisi è che le modifiche al sistema pensionistico sono state ingenti. Da un lato c'è stata una profonda revisione del trattamento di anzianità,
Prima della riforma era in vigore un sistema di quote, i lavoratori si potevano pensionare quando la somma di età anagrafica e anzianità contributiva raggiungeva una certa quota e nel 2012, se non fosse intervenuta la Fornero, sarebbe stata in vigore la quota 96, ci si sarebbe potuti pensionare con 60 anni di età e 36 anni di contributi, oppure ci si sarebbe potuti pensionare con 40 anni di contributi senza un requisito anagrafico. La riforma Fornero ha di fatto abolito la pensione di anzianità e il sistema delle quote, ha introdotto una nuova pensione anticipata dove il requisito contributivo è significativamente più stringente. Nel 2012, ad esempio, occorrevano 42 anni e un mese di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne. La riforma è anche intervenuta sulla pensione di vecchiaia ed in particolare ha innalzato il requisito anagrafico e ciò che è interessante notare su questo margine è che il cambiamento è stato molto più elevato per le donne perché sotto le vecchie regole si pensionavano con criteri più generosi. Un'altra caratteristica interessante dell'implementazione è che è stata graduale nel tempo. Quindi il phase-in è stato graduale sulla base di alcune date cut-off e l'implicazione è che ci sono lavoratori molto simili in termini di età e anzianità contributiva che subiscono un cambiamento differente nella vita lavorativa residua a seconda del lato del cut-off nel quale si trovano a dicembre 2011 ed in seguito. Inoltre la riforma si applica a tutti coloro che non avevano maturato i requisiti sotto le vecchie regole entro fine 2011, quindi si applica anche a moltissimi lavoratori che sotto le vecchie regole si sarebbero pensionati veramente a breve. Poiché abbiamo accesso al registro dei pensionati, possiamo verificare se la riforma è stata efficace nel modificare le scelte pensionistiche. In questo grafico plottiamo la serie storica dell'età media al pensionamento divisa per genere e per tipologia di pensione. C'è un trend crescente perché dagli anni 90 l'Italia ha subito una serie di riforme pensionistiche che hanno mano a mano innalzato i requisiti, ma è chiara un'accelerazione di questo trend crescente dopo la riforma Fornero. Ad esempio è molto evidente per le donne che accedono al requisito alla pensione di vecchiaia proprio perché hanno subito un cambio dei requisiti veramente significativo. Questo si trasla in un declino del numero di nuovi pensionati che osserviamo ogni anno. Questo progetto non sarebbe veramente stato possibile senza l'opportunità di integrare le varie fonti di dati disponibili all'INPS, in particolare noi facciamo uso di due fonti. La prima è stata descritta in molti dei progetti precedenti, è questo quello che noi chiamiamo Match Employer Employee, quindi non mi dilungo. La seconda parte che è peculiare per il nostro progetto e che è veramente preziosa è l'insieme delle storie contributive, quindi degli estratti conto, per tutti i lavoratori che nel nostro periodo di analisi, quindi tra il 2009 e il 2015, hanno lavorato per almeno un giorno in imprese che all'inizio del periodo avevano tra i 3 e i 200 dipendenti. Questa informazione è molto preziosa per due motivi. Il primo è che se si vuole avere una misura corretta dello shock alla vita lavorativa dei lavoratori, è fondamentale conoscere la storia contributiva e sapere gli anni di contributi, poiché è una delle variabili che determina quando si diventa titolari di trattamento pensionistico. E il secondo è che ci consente di seguire la carriera dei lavoratori non solo nel settore privato, ma anche come liberi professionisti, quindi come lavoratori autonomi, come dipendenti pubblici e anche eventualmente come percettori di sussidi. Nel paper abbiamo una parte metodologica dove cerchiamo di capire quale sia il modo migliore di definire questo shock, il modo che lo renda più esogeno rispetto alle caratteristiche di impresa. Per darvi brevemente l'intuizione, il punto di partenza è che la nostra analisi ha un orizzonte di breve periodo. Quindi innanzitutto ciò che vogliamo fare è costruire un trattamento che ci catturi il cambio nel tasso di trattenimento di questi lavoratori che si sarebbero pensionati a breve sotto il vecchio regime, questi lavoratori colpiti. La sfida metodologica è che una misura intuitiva, cioè semplicemente la share di lavoratori colpiti sulla forza lavoro aziendale, è endogena, poiché correla con la composizione demografica dell'impresa, e questo è un problema poiché ci sono altri fattori che possono correlare con la composizione demografica ed influenzare le scelte e gli esiti di impresa.
Quindi noi facciamo una procedura in più step. Inizialmente il primo step dobbiamo calcolare il cambio nella vita lavorativa residua dei lavoratori e il punto di partenza è che questo cambio non è omogeneo per tutti, ma dipende dall'età, dal genere e dagli anni di contributi a dicembre 2011. Quindi creiamo un algoritmo che per ogni lavoratore ci predice il cambio nella vita lavorativa residua, che è dato dalla differenza tra la data di pensionamento sotto le nuove regole e la data di pensionamento che si sarebbe verificata sotto le vecchie regole. Ovviamente questo richiede delle assunzioni, ne servono due, e nel paper mostriamo che hanno una solida base empirica nei dati. La prima è che ogni anno dopo la riforma i lavoratori accumulano 52 settimane di contributi e la seconda è che si pensionino alla prima data disponibile. Una volta che questo algoritmo ci dà questa misura di shock a livello individuale, diamo una definizione più quantitativa di lavoratori colpiti. Sono tutti lavoratori che sotto le vecchie regole sarebbero andati in pensione entro il 2014 e costruiamo il trattamento a livello di impresa con una tecnica che si chiama shift share, cioè pesiamo il cambio nella vita lavorativa di ogni tipo di lavoratore per il peso che quel tipo di lavoratore ha tra i lavoratori colpiti. Questa misura ha un'interpretazione economica ed è anche un parametro che si può stimare in un modello perché è esattamente il cambio nel tasso di trattenimento dei lavoratori colpiti e ha il vantaggio che la variabilità di questo shock tra imprese non dipende da differenze nella struttura demografica dell'intera forza lavoro, ma solo da differenze idiosincratiche tra i lavoratori colpiti che sono molto più simili perché sono tutte persone che si sarebbero pensionate a breve nel vecchio regime. Infatti nel paper facciamo vedere che la nostra misura di shock ha di fatto una correlazione nulla con varie covariate dell'impresa a baseline, quindi nel 2009, sia con la struttura demografica, sia con l'età dell'impresa, il settore e con la composizione in termini di tipologie contrattuali. Poiché riconosciamo che per un decisore pubblico sarebbe comunque interessante valutare come l'impresa reagisce a un cambio nella quota di lavoratori trattenuti, proponiamo anche una procedura IV che ci consente di riscalare i coefficienti. Stimiamo un modello generalizzato di differenza alle differenze dinamico, quindi un modello che è stato già visto oggi. Abbiamo diversi periodi pre-riforma, dal 2009 al 2011 e post-riforma, e ciò che facciamo di fatto è comparare imprese trattate con un'intensità diversa pre- e post riforma. L'assunzione è che in assenza della riforma imprese trattate con una diversa intensità avrebbero avuto trend di domanda di lavoro paralleli. E ora passo la parola a Matteo per la seconda parte. Grazie Giulia. Io vi parlerò dei risultati dell'analisi fino a questo momento. In particolare saranno divisi in due macro aree. Nella prima parte del paper andremo a studiare come le imprese rispondono alla riforma lungo due margini principali. Il primo è quello che riguarda i lavoratori impiegati in queste imprese e quindi studieremo l'effetto sui licenziamenti e sui rinnovi di contratti a tempo determinato e successivamente andremo a studiare l'effetto sul mercato del lavoro esterno e quindi l'effetto sulle assunzioni di queste imprese. Quello che troveremo è che le aziende attivamente aggiustano tutti questi margini legati alla domanda di lavoro, tuttavia gli effetti che troveremo sono relativamente piccoli, con l'eccezione dei licenziamenti, e nella seconda parte andremo poi a studiare il costo dell'aggiustamento su questi margini. Un punto che vorrei sottolineare per anticipare i risultati è che la coorte che sembra sostenere il costo maggiore di questi aggiustamenti da parte delle aziende sono i lavoratori di mezza età, che qua definiamo come lavoratori tra 35 e 55 anni e che sembrano quindi essere i sostituti più vicini per i lavoratori colpiti direttamente dalla riforma. Questo è l'effetto sui licenziamenti della riforma, dove il nostro shock è un aumento, un prolungamento della durata della vita lavorativa media di un lavoratore colpito, quindi vicino alla riforma, di un anno. Vedete che nel periodo pre-riforma non c'è un effetto significativo del trattamento, quindi questo è rassicurante sul fatto che queste aziende, diciamo gli andamenti dei licenziamenti in queste aziende siano molto simili, e dopo la riforma abbiamo un effetto che va fino a 0,1 lavoratori licenziati in più, che se comparato alla media di questa variabile nel periodo pre-riforma ammonta circa un aumento del 17%. Quello che possiamo fare è andare a decomporre
questo effetto per diverse coorti d'età. E vediamo che l'effetto in termini assoluti maggiore è quello per i lavoratori di mezza età, definiti come lavoratori tra 35 e 55 anni. Successivamente abbiamo l'effetto per i lavoratori in rosso, l'effetto per i lavoratori anziani. Qui questo è un effetto al netto dei lavoratori colpiti. Quindi sto prendendo tutti i lavoratori con più di 55 anni, sottraendo i lavoratori molto vicini alla pensione. Se aggiungessimo anche loro a questo stock di lavoratori, avremo un effetto a metà tra la riga rossa e la riga blu. Quindi questo suggerisce che le imprese attivamente comunque cerchino di separarsi anche dai lavoratori direttamente colpiti dalla riforma. Abbiamo poi un effetto inferiore invece per i lavoratori giovani, quindi sotto i 35 anni. Si può fare una serie di analisi di eterogeneità della risposta dei licenziamenti alla riforma. In particolare, grazie ai dati IMSS, possiamo categorizzare i lavoratori come operai, impiegati o manager, e possiamo andare a vedere come una determinata unità dell'impresa, quindi uno di questi tre gruppi, risponde quando lo shock avviene nell'unità stessa o quando lo shock avviene in qualche altra unità. E questo grafico ci mostra che sostanzialmente tutto l'effetto sui licenziamenti avviene all'interno dell'unità direttamente colpita. Quindi se trattengo in azienda un lavoratore che è un operaio, i licenziamenti aumenteranno sì, ma solo per altri operai, quindi le altre unità dell'impresa non saranno toccate dalla riforma. Questo ci dice che sostanzialmente i costi dei licenziamenti sono concentrati su determinate unità all'interno dell'impresa. Possiamo poi andare a confrontare aziende con alto e basso turnover, dove turnover è definito come la percentuale di separazioni sul totale della forza lavoro, quindi imprese ad alto turnover sono imprese tipicamente più dinamiche, che hanno un maggior ricambio della forza lavoro, e imprese a basso turnover sono aziende invece più statiche. Vediamo che praticamente il 100% dell'effetto sui licenziamenti può essere spiegato da aziende ad alto turnover. Quindi sono anche aziende i cui lavoratori si aspettano una probabilità molto più alta di separazione perché sanno che c'è un grande ricambio nella forza lavoro di queste imprese. L'ultima indagine che possiamo condurre sui licenziamenti è quella di allargare la platea dei lavoratori che chiamiamo cosiddetti colpiti, cioè lavoratori che alla data della riforma erano molto vicini al pensionamento. Abbiamo usato una soglia di 3 anni, ma possiamo muovere questa soglia. Muovere questa soglia significa ammettere che l'azienda possa rispondere a cambi all'età pensionabile di lavoratori che avvengono più lontani nel futuro, perché se un lavoratore era più lontano alla pensione il giorno della riforma, la riforma indurrà un cambio più lontano nel futuro. Il fatto che questo è l'effetto totale sui licenziamenti, quindi la somma degli effetti negli anni post-riforma, il fatto che questo effetto sia stabile significa che quello che conta per determinare la risposta dei licenziamenti nel periodo post-riforma è semplicemente lo shock a quei lavoratori che alla data della riforma sono molto vicini alla pensione. E quindi questo ci suggerisce che l'effetto della riforma è in un certo senso transitorio, perché la statistica sufficiente per prevedere la risposta delle aziende è solo lo shock ai lavoratori che erano vicini alla pensione. Possiamo poi brevemente vedere l'effetto sulle assunzioni. L'effetto in termini assoluti è simile a quello dei licenziamenti, non è particolarmente significativo, lo diventa se ripesassimo queste stime per la dimensione aziendale. Possiamo vedere che c'è un comportamento molto simile per lavoratori giovani e di mezza età, praticamente molto poco effetto per i lavoratori anziani, ma è anche vero che la media delle assunzioni di lavoratori anziani è molto più bassa, quindi meccanicamente questi effetti sono più bassi. E un andamento simile si osserva se guardiamo i rinnovi dei contratti a tempo determinato, ancora lavoratori giovani e di mezza età si comportano in maniera molto simile. Ma voglio arrivare alla seconda parte dei risultati, nella quale, una volta che abbiamo stabilito che le aziende stanno aggiustando su diversi margini le loro scelte sulla forza lavoro, possiamo andare a cercare di capire come questi aggiustamenti impattano sui lavoratori. In particolare possiamo definire il costo in termini di redditi per questi lavoratori e poi andare a capire quanto di questo costo è già in parte coperto dallo Stato tramite una serie di strumenti, quali sussidi di disoccupazione, mobilità o altre misure di sostegno al reddito. E troveremo che c'è sì un
effetto negativo sui redditi di questi lavoratori, ma che gran parte di questo effetto negativo è già coperto dai sussidi statali, e poi andremo a indagare la rimanente perdita sui redditi e a capire quanto di quella rimanente può essere spiegata dai licenziamenti e quanto dalle dinamiche interne all'impresa. Dunque partiamo come primo passo a definire l'effetto sui redditi da lavoro. Quello che facciamo qui è prendere i lavoratori, legarli alle imprese in cui erano impiegati a dicembre 2011, quindi la data della riforma, poi sommiamo i redditi da lavoro di tutti i lavoratori impiegati in queste imprese e li seguiamo intorno alla riforma. Da notare due cose: la prima è che questi sono redditi da lavoro, quindi escludono tutti i sussidi che ho elencato precedentemente; l'altra è che questi redditi possono provenire non solo dall'azienda in cui questi lavoratori erano impiegati, ma anche da altre aziende, da lavoro autonomo o da lavoro nel settore pubblico. Vediamo che l'effetto va fino a 10-15 mila euro di riduzione. Questi sono redditi totali, non sono per lavoratore, quindi questo è il totale sull'azienda ed è circa un 2% del totale dei redditi dentro le imprese, quindi non è un costo particolarmente significativo, soprattutto se andiamo a vedere la seconda figura, che è quella che invece include i sussidi da parte dello Stato, e vedete che qui praticamente l'effetto diventa pari a un terzo dell'effetto che avevamo stimato in precedenza. Quindi questo ci sta dicendo che le politiche pubbliche stanno già coprendo gran parte del costo che questi lavoratori stanno pagando. Scusate, dovrei sottolinearlo, questi sono colleghi dei lavoratori colpiti, quindi qui stiamo cercando di indagare le esternalità del fatto di trattenere dei lavoratori anziani in azienda. Quello che possiamo ulteriormente fare è cercare di capire quanto di questo costo residuale può essere imputato ai licenziamenti. Per farlo chiaramente ci serve una stima del costo del licenziamento, e la otteniamo legando questi lavoratori, i lavoratori che vengono licenziati nel periodo post-riforma, a lavoratori che sono identici su una serie di variabili, tra cui età, esperienza, salari, tipo di occupazione, tipo di contratto, e andiamo poi in maniera descrittiva a vedere qual è, comparando questi due gruppi di lavoratori, quindi quelli licenziati e quelli a loro identici ma non licenziati, andiamo a definire una stima descrittiva del costo del licenziamento, e poi interagiamo questa stima con le stime sul numero dei licenziamenti che abbiamo ottenuto nella prima parte dell'analisi, per ottenere quest'area azzurra. Quest'area azzurra è quanto i licenziamenti spiegano di questa perdita residuale. Chiaramente, se facessimo lo stesso esercizio sul primo grafico che ho mostrato, quest'area azzurra sarebbe molto più grande, e questo ci dice che sostanzialmente l'intervento degli strumenti dello Stato sta già coprendo gran parte del costo dei licenziamenti. La porzione invece che non è spiegata è ciò che succede all'interno delle aziende, poiché si osserva molti pochi tagli nominali di salari nei nostri dati, e in periodi di bassa inflazione anche ci sono molte poche riduzioni reali di salari. Questa decrescita nei salari all'interno, nei redditi all'interno dell'impresa è più che altro spiegata da una minore crescita dei salari dentro le imprese, quindi il fatto che venga trattenuto un lavoratore più anziano, tipicamente in posizioni più dirigenziali, rallenta la crescita dei suoi collaboratori. E se guardiamo l'eterogeneità di questa figura per coorti d'età, vediamo che in effetti i licenziamenti sono molto più importanti, soprattutto 3-4 anni dopo la riforma, per i lavoratori giovani, cui il più del 90% è spiegato dai licenziamenti, del calo residuo, mentre per i lavoratori di mezza età meno del 40% è spiegato da licenziamenti, e quindi sono molto più importanti le dinamiche interne all'impresa. Questo ci suggerisce ancora una volta che i lavoratori di mezza età siano i sostituti più vicini ai lavoratori colpiti che vengono trattenuti in azienda. E, per finire, due parole sull'effetto invece direttamente sui lavoratori colpiti. Chiaramente l'azienda può attivamente aggiustare il margine dei lavoratori colpiti, quindi dei lavoratori molto vicini alla pensione. Qui studiamo l'effetto su la probabilità di entrare in cassa integrazione e la probabilità di ricevere qualche tipo di sussidio ammortizzatore sociale, e vediamo che se prolunghiamo l'età lavorativa di un lavoratore colpito di un anno, abbiamo un aumento di 1% della probabilità di entrare in cassa integrazione e del 2,5% della probabilità di ricevere qualche sussidio. Quindi questo suggerisce che le imprese attivamente cerchino di separare questi lavoratori colpiti, ma gli effetti non sono grandi. Quindi questo era l'ultimo risultato che volevo mostrare. Per concludere, quello che abbiamo trovato è che c'è evidenza
del fatto che ci sia un certo grado di sostituibilità tra lavoratori di coorte diverse. Infatti, se tratteniamo un lavoratore anziano vicino alla pensione, abbiamo una risposta nella domanda di lavoro per gli altri lavoratori più giovani all'interno dell'azienda, e in particolare i lavoratori su cui avviene il maggiore aggiustamento sono i lavoratori di mezza età, che sembrano quindi essere i sostituti più vicini ai lavoratori vicini alla pensione. Tuttavia, questi costi sono in qualche modo piccoli, soprattutto sono transitori e sono concentrati solo su particolari tipi di occupazione all'interno dell'impresa e solo su certi tipi di imprese. Soprattutto sono piccoli se li compariamo agli ingenti benefici che può avere nel lungo periodo una riforma di questo tipo in termini di risparmi sul sistema pensionistico, in termini di equità intergenerazionale e in termini di sostenibilità del sistema previdenziale. Grazie.